mondo sempre più automatico che rischia di confondere la realtà. Parlare di futuro oggi significa fare i conti con le innovazioni tecnologiche sempre più all'avanguardia e con l'intelligenza artificiale, che è ormai in grado di scrivere articoli di giornale, creare immagini senza diritti d'autore e farti saltare la fila nei supermercati con le casse automatiche. Tutto questo è però solo un assaggio di ciò che già esiste e che andrà sempre di più a influenzare le nostre vite. Ecco perché è importante farsi trovare pronti. Noi parleremo di intelligenza artificiale. Sabato mattina dalle 10 a mezzogiorno abbiamo una collaborazione con i relatori all'Università di Urbino, quindi ringraziamo in particolar modo il rettore Giorgio Calcagnini, il prorettore Giovanni Bocciartieri, che ci hanno indicato i relatori e che sono degli esperti di comunicazione e in questa edizione di intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale è l'argomento di questi giorni, perché ci siamo accorti che l'intelligenza artificiale creerà un problema con i posti di lavoro. Un bel articolo di qualche giorno fa parla di almeno 300 milioni di posti in meno che saranno sostituiti dall'intelligenza artificiale. Questo è il tema dei temi. Lo affrontiamo con l'Università di Urbino, che quest'anno ci ha omaggiato di relatori di altissimo livello. L'ingresso è libero, auditorium della Fondazione della Cassa di Risparmio a Pesaro, sabato 20 maggio.